sono Paolo Nesti, sono incaricato dello sviluppo del progetto VeriSchool per conto delle società SCE ed Occhi, società ambedue di Modena, le quali hanno una lunga tradizione nel campo dell'automazione industriale e delle applicazioni in diversi settori più diversificati, inclusi naturalmente la gestione e l'automazione degli edifici. In questo progetto VeriSchool, il ruolo di queste imprese locali, che sono imprese di eccellenza, è stato quello di produrre e di mettere a disposizione degli altri partecipanti apparati elettronici dedicati allo scopo di automatizzare le quattro scuole che costituiscono gli elementi pilota per la sperimentazione in pratica delle idee e delle soluzioni che derivano dal progetto VeriSchool. Questo fatto è particolarmente importante per il territorio perché, oltre ad offrire nuove opportunità industriali alle aziende partecipanti, può anche offrire sbocchi interessanti dal punto di vista industriale anche al di fuori del nostro paese, visto che il consorzio è costituito da 12 aziende europee. L'importanza di questo progetto per quanto riguarda la Commissione europea si riferisce al fatto che gli impianti pilota sono collocati in aree geograficamente molto diverse tra di loro, che hanno esigenze molto differenti dal punto di vista del riscaldamento e della illuminazione. Il prodotto che deriva dalle soluzioni tecniche che sono state adottate è un prodotto quindi che permetterà a quattro diverse scuole di beneficiare dei risultati di ottimizzazione ottenuti dalle altre scuole partecipanti al progetto. Dal punto di vista squisitamente tecnico e progettuale, il ruolo di SCE Nokia è stato quello di sviluppare un apparato ad altissima affidabilità derivante da apparati già in produzione presso le imprese, ma destinati in maniera specifica al controllo energetico all'interno di ambienti di grandi dimensioni, come ad esempio le scuole. Le applicazioni che sono state fatte sono dedicate in particolare ad automatizzare edifici esistenti e non soltanto ad automatizzare nuovi edifici. Questo ha posto una serie di problemi, prima di tutto il problema della comunicazione, che è stato risolto in una parte dei casi anche con comunicazione wireless, in modo tale da ridurre al minimo il disagio per l'applicazione di queste nuove tecnologie. Il primo periodo di sperimentazione di queste tecnologie è durato alcuni mesi ed è partito da un'applicazione fatta presso una scuola italiana. I risultati sono stati quanto mai incoraggianti. Dopo pochi mesi di sperimentazione e pur con sistemi non perfettamente messi a punto, è stato possibile avere ottimizzazioni dei consumi pari a circa il 30% nelle aree che sono state oggetto dell'intervento, cosa che fa molto ben sperare per il futuro delle altre applicazioni. Dal punto di vista generale si può considerare come quanto più la scuola è vecchia, tanto più l'intervento potrà essere significativo, perché evidentemente le tecnologie di ottimizzazione energetica sono state applicate in pratica negli ultimi 10 anni.